Oggi è 26 marzo 2020. Vorrei parlare di un argomento un po' delicato. Premetto che a farmi schifo non sono le persone, bensì certe loro abitudini. Alcune persone complessivamente sono ottime, nonostante certe pessime abitudini. Voglio parlare dell'abitudine di certa gente di leccare le proprie dita per girare le pagine di libri o giornali. È proprio necessario? Io so per esperienza che ci sono ottime alternative. Ecco, guardate qua. E ora giro questa pagina. Non ho leccato niente. E non ho preso due pagine insieme. Ecco, vedete qua, pagina 119 e qua 120. Eh? Vedete? E ora qua continuo a girare una pagina per volta. Poi sì, vorrei andare avanti per tutto il libro, però sarebbe troppo noioso. Per me e anche per voi, immagino. Qualcuno dirà, vabbè, con un libro ha funzionato, ma ti sfido a provare con altri libri. Ok, proviamo con altri libri. Allora, ora qua, giro da 97 a 98. Ti è, questo è pure un libro nuovo ed è più facile. Cioè, pensavo fosse più facile con i libri vecchi. Mi sa che dipende da come è fatto il libro. Ecco, vedete, ora sto girando in un modo diverso da prima. Ok, certe volte mi capita di girare più pagine per volta, però comunque trovo facilmente la pagina che mi interessa. Ecco, potete girare così. Oppure così. È chiaro? Poi se vi capite prendere più pagine insieme, ecco, potete separare facendo così. Ecco, vedete? Cioè, non mi sembra tanto difficile. Vogliamo provare con un altro libro? Un altro ancora? Qua mi sono venute un po' di pagine insieme, ecco. Ah no, sono due pagine. Eh sì. Infatti qua vedo 29, 30 e 31. Vediamo anche quest'altro libro. Ah, qua ci ho messo pure alcuni segnalibri. Mi sa che ancora non ho letto questo libro, ma allora perché ci ho messo il segnalibro? Ah, forse ho letto il prologo. Ah, ecco, questo libro è un po' più difficile, però comunque ce la faccio a girare una pagina per volta senza leccare le dita. Visto? Ora voglio parlare della pessima abitudine di sputare per terra. Non avete i fazzoletti a portata di mano? Nelle stazioni ferroviarie ho visto abbastanza spesso gente che sputa per terra. In merito alle stazioni ci sarebbe da fare un discorso lungo. Comunque per ora dico solo che tante stazioni non hanno bagni e secondo me questo non va bene. Con questo non voglio giustificare la gente che sputa per terra. Dico solo che i dirigenti delle ferrovie in parte sono responsabili di tale fenomeno. Spero che il coronavirus serva di lezione e che tanta gente cambi le proprie abitudini.
penso ha detto cose più importanti, quindi chiudo qua. Grazie per l'attenzione.